A due mesi dall'insediamento nella chiesa di San Michele dei Leprosetti e dalla ufficializzazione della sua esistenza in seno alla diocesi di Bologna, la comunità ucraina cattolica di rito bizantino ha vissuto sabato e domenica due giornate di grande intensità. Il vescovo visitatore apostolico Monsignor Dionisio Lachowitz si è intrattenuto per due giorni con la comunità, incontrando il rettore padre Andrii e mettendosi a disposizione di tutti coloro che volevano parlare con lui per un incoraggiamento e una verifica. Il vescovo ha offerto alcune catechesi ai fedeli e domenica ha presieduto la Divina Liturgia Pontificale. Monsignor Lachowitz, ucraino di origine ma brasiliano di nascita, ha portato alla comunità il saluto e la benedizione del primate della Chiesa ucraina, sua beatitudine il cardinal Lubomir Husar, e ha espresso la sua gratitudine alla Chiesa bolognese per l'attenzione e l'amicizia manifestata nei confronti degli ucraini. È un pensiero di, in primo luogo, di ringraziamento a Dio per questa comunità. Un ringraziamento tutto speciale per la Chiesa di Bologna, che ci ha aperto questo spazio sacro per tutti noi. E voglio trasmettere questo abbraccio, questo saluto al Cardinale Carlo Caffara, anche a lei, che ci è sempre stato qui vicino per appoggiarci in questa comunità, aiutare al nostro padre Andrii. Per me è un momento molto felice. Ci sono problemi come in ogni comunità, ma i problemi si possono risolvere sempre. Il cardinale Caffarra, impegnato nella visita pastorale, ha inviato un messaggio a Monsignor Lachowitz, messaggio che è stato letto al termine della liturgia. Il cardinale ha espresso il suo auspicio che gli ucraini bolognesi possano trovare in San Michele dei Leprosetti un luogo di serenità e di pace per crescere nella lode di Dio e nella carità fraterna. Abbiamo avuto questa grazia per due giorni ospitare il vescovo fra di noi, che ha condiviso, vogliamo dire, ha condiviso con noi, ha vissuto con noi questi due giorni, aprendo il suo cuore e raccontandoci la sua infanzia, la sua vocazione, visto che questo era l'anno dedicato alle vocazioni della vita consacrata. Ecco, ci ha aiutato, ci aiuterà, e anche noi promettiamo che anche per le sue parole anche cercheremo noi di mantenere vive queste parole nella nostra vita, nel nostro cuore, anche vivendo qui lontano dalla nostra casa. Ecco, manterremo le promesse che abbiamo dato al vescovo dopo la celebrazione della Santa Messa. Al vescovo Lachowitz abbiamo chiesto di inviare un messaggio di saluto agli ucraini che ci seguono in televisione. Я хочу всіх привітати так щиро від моєму імені, але особливо від імені нашого патріарха Любомира, який пам'ятає про кожного з нас, про кожну душу, що виїхала з України. І тому цей привіт я для всіх передаю. І ви знаєте всі, що церква нікого не забуває, про всіх дбає.